questo ci tengo a dirlo, è la più grande tomba a Tholos dell'Etruria a nord dell'Arno. Grazie ovviamente di essere venuti a quella che non è la cerimonia di apertura della tomba etrusca, è stata impropriamente definita così da qualcuno, ma non è questo il progetto di stamani, è invece la, ci va molto vicino però, è invece la possibilità, anche se in via sperimentale, grazie all'accordo abbiamo firmato qualche giorno fa con la sovrintendenza toscana e con la Proloco di Sesto Fiorentino, di poter rendere accessibile il lavoro, lo straordinario restauro che è stato compiuto. Ti ringrazio appunto tutti della presenza qui oggi, perché non va dimenticato che è luglio, che è un sabato, e quindi il fatto che ci siano molte persone che pensano che è importante venire a vedere la Montagnola, cioè per me che appunto faccio questo lavoro e che mi occupo di queste cose, penso che sia altrettanta soddisfazione di quella del sindaco, perché appunto è la dimostrazione di quello che secondo me è la cosa più importante, cioè che oggi con il momento particolare anche di crisi di tutte le istituzioni, mancanza di risorse eccetera, soltanto con una buona collaborazione, non solo fra le istituzioni, come la dimostrazione questa di Sesto, non solo fra le istituzioni ma anche con i cittadini, con tutti coloro che amano appunto la cultura e amano il loro territorio. Ci tenevo particolarmente ad essere qui oggi, perché quello che sta succedendo in questa mattinata è un motivo veramente di grande orgoglio, non solo per me che sono l'assessore regionale alla cultura, ma per la regione toscana tutta. Perché il sindaco Gianassi, l'amico Cianferoni, la Proloco stanno facendo qualcosa di veramente importante. Stanno mettendo la cultura al di sopra di tutto e quindi stanno attuando quello che è un sistema necessariamente trasversale in un momento in cui la situazione appunto economico-finanziaria del paese non può sfuggire nella sua oggettività, insomma, all'osservazione di tutto. La Proloco oggi nel 2011 si è lanciata proprio con entusiasmo in questa sfida di riuscire a rendere fruibile un sito archeologico utilizzando le risorse che purtroppo abbiamo, come ha detto il sindaco, purtroppo da un punto di vista economico è una situazione in cui la cultura sta passando un periodo molto difficile, quindi abbiamo raccolto l'invito anche del comune tramite il consigliere alla cultura Massimo Rollino a cercare una strada per collaborare insieme con i nostri volontari per mettere a disposizione la tomba, quindi noi faremo questo servizio sabato e domenica. E come è stato accennato prima, da settembre ci rivolgeremo alle scuole di Sesto, in particolare quelle delle scuole primarie, le scuole secondarie di secondo grado, quelle che fanno la storia etrusca particolarmente, quindi quarta, mi sembra sia la quarta elementare, quarta primaria e il biennio delle superiori, per mettere a disposizione anche delle visite guidate al tumulo, quindi della Montagnola. È una cosa, è un passaggio, tra l'altro qui c'è proprio l'uscita della lunga galleria e quindi quando diciamo, l'impatto del treno che esce ad alta velocità e che sbuca nella galleria artificiale, che è viceversa quella che costeggia poi la... Sono da qui poi. Poteva determinare. Abbiamo avuto il monitoraggio per tutti questi anni, ormai la ferrovia è in funzione da molto tempo e devo dire che la tomba non ha subito... la benché minima, anche ora insomma con l'esercizio definitivo, non c'è stato, anche forse per una particolarità di queste tombe non hanno fondamenta. Allora una casa che ha delle fondamenta che si infilano in qualche modo nel terreno può avere da una sollecitazione di quel genere può avere motivo di dissesto. Questo è il piano che gli antichi hanno creato e sul quale hanno costruito, quindi questi enormi lastroni appoggiano su questo piano, quindi non si infilano in nessun modo, la loro stabilità è determinata dalla stabilità del tumulo, quindi gli etruschi non conoscevano Malte, non conoscevano le ganti, quindi questa è un'opera secondo me di altissima ingegneria, perché si riesce a far stare in piedi una struttura con delle pietre, delle lastre di queste dimensioni con il solo calcolo del contrappeso della terra, cioè una temperatura assolutamente costante e questo è il bello anche l'inverno. L'inverno c'è relativamente caldo
e d'estate si sta freschi, perché appunto, tra l'altro, una delle caratteristiche del restauro che è stato fatto è stato quello di cercare di ricreare il microclima, perché a volte ci si restaura una tomba, si impermeabilizza, ci si mette, invece questa ha retto tutto questo tempo. Io spero che sarà altrettanto per i nostri proprio perché ha una temperatura costante. Ancora c'è nella tomba della Montagnola una favola metropolitana, ogni tanto esce sul giornale d'inverno, ci piove, non ci piove, è che abbiamo proprio determinato una situazione tale. Quando c'erano le etrusche le adopravano, non era mai sigillata, perché altrimenti non avrebbe il microclima. L'esecuzione ci deve essere, la tomba deve respirare, la terra deve respirare, le pietre devono respirare. Sono volontà di uscire, che appunto è dimostrata dal fatto che questi ci sono, e anche nella mula, io ho fatto lo scavo all'interno per vedere se c'erano tracce, nella mula non c'era il pilastro centrale. Qui c'è, ma gli scavi ultimi hanno dimostrato che l'ultima lastra, cioè quella che chiude la luce, che non ci poggia neanche, anche perché la lastra che c'è sopra, lo spessore deve stare portata, ed è questo è di altro materiale, ed è, vedete, questa superficie un po' intonacata, non è una, non potrebbe neanche avere una cosa portante, proprio perché è di un materiale molto più tenero e molto più friabile. Sì, infatti questo era, c'aveva questa specie di scialbatura, di intonacatura quasi, e di scialbatura su cui c'erano appunto iscrizioni e probabilmente anche dei dipinti, perché come ci sono lì tracce di pittura, probabilmente c'erano anche qui. Noi, questo è il nostro. Perdendo questo materiale qui si è perso. Sì, sì, certo. Perdendo quelle ci rimane, però ci rimangono le tracce dell'iscrizione, perché naturalmente quelle erano incise. Anche lì della pittura ci sono rimaste le iscrizioni, cioè ci sono rimasti i graffiti e poi delle tracce di pittura che sono state importanti. Si domandava perché i pezzi di setto della Montagnola non sono a Villa Corsini, perché i pezzi di sono ancora in studio. No, ma sono Giovanni, allora. Altri due, anche stamattina.